Sindaco Santagata, qualche giorno fa l'opposizione è tornata alla carica con un manifesto ritenendo che lei abbia rifilato un bel pacco alla cittadinanza, perdendo dei finanziamenti regionali per oltre 1 milione di euro. Si è trattato davvero di negligenza, dimenticanza o le motivazioni sono altre? Innanzitutto, direttore, la ringrazio come al solito della sua disponibilità. Quando c'è da fare dei chiarimenti rispetto a delle questioni politiche poste sul tavolo, lei è sempre disponibile ad intervistarmi e a portare all'attenzione dei cittadini quella che poi è la verità, perché a mio avviso, al di là del fatto che venga fatto un manifesto, e a volte mi rendo anche conto che il manifesto debba essere fatto anche in maniera tale da attirare l'attenzione, però poi al di là di questo deve anche dire la verità, e io in tutta onestà rispetto a questo, questo manifesto non vedo tutta la verità. Partiamo da capo. Loro nel manifesto, ce l'ho qua davanti a me, parlano di due finanziamenti persi. Il primo è un finanziamento di 30.000 euro da parte della Regione, già concesso, relativo alla sicurezza urbana, e già nel manifesto non dicono di cosa si tratta. E poi un altro manifesto, sempre del manifesto, della perdita di un altro finanziamento di circa 1 milione di euro. Allora, partiamo a dire che non abbiamo perso niente. Parliamo del primo. 30.000 euro. Che cos'è e per quale motivo ci abbiamo rinunciato? Non è che ci è stato revocato. Questa richiesta di finanziamento fu fatta durante il commissariamento, circa 2 anni fa, dal commissario Aldo Aldi, per l'acquisto di un'autovettura. La richiesta di finanziamento prevedeva una compartecipazione da parte dell'ente. Dei 30.000 euro, 21.000 euro sono a carico della Regione e 9.000 euro sono a carico del bilancio comunale. Questo finanziamento doveva servire per acquistare un'autovettura, autovettura che avrebbe dovuto servire in primis il commissario all'epoca, se il finanziamento fosse andato a buon fine nel breve periodo, poi avrebbe dovuto servire il sindaco che sarebbe venuto, quindi in questo caso io, e nel caso anche i funzionari oppure i vigili urbani se ne avessero avuto bisogno. Adesso partiamo dal fatto che l'autovettura ai vigili urbani è stata acquistata e quindi una nuova autovettura è stata acquistata e loro ce l'hanno e la stanno utilizzando. Ma non con altri fondi, ovviamente. Sì, no, facciamo un finanziamento, perché ovviamente di questo finanziamento non sapevamo l'esito fino a poco tempo fa, quindi ovviamente quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, gli uffici programmarono un finanziamento e acquistarono l'autovettura per i vigili urbani. Adesso quest'auto sarebbe stata una seconda autovettura da utilizzare per l'ente. Il ragionamento politico che abbiamo posto in essere era questo: perché acquistare un'altra auto utilizzando 9.000 euro del bilancio comunale, quindi dei soldi dei cittadini, e soprattutto poi ci saremmo dovuti fare carico di spese di gestione dell'autovettura, quindi bollo, assicurazione, manutenzione, eccetera, oltre all'utilizzo di una persona che avrebbe dovuto poi fare da autista di questa autovettura. Quindi il ragionamento politico è stato: visto che le commissioni esterne rispetto alle attività di sindaco, ma anche gli assessori, le facciamo con le nostre autovetture private, senza chiedere ovviamente un rimborso spese all'ente, perché gravare sul bilancio comunale di 9.000 euro di impatto in questa prima fase, più tutte le spese di gestione di anno in anno, quando poi, a mio avviso, non c'è bisogno di una seconda autovettura? Sindaco, mi scusi, quindi questa era una sorta di auto blu che voleva il commissario? In realtà sì, sarebbe stata un'autovettura da utilizzare per farsi scarrozzare in giro quando ce n'era bisogno. Quindi una cosa completamente inutile. Per le attività istituzionali. Quindi, voglio dire, nel momento in cui ci siamo posti la questione anche di ordine politico, non soltanto economico, se ne valesse o meno la pena di acquistare un'autovettura con una compartecipazione da parte dell'ente, è chiaro che non volevo gravare sui cittadini. Certo, il ragionamento sarebbe stato diverso se la Regione ci avesse finanziato l'intero importo. Se ci avesse finanziato tutti e 30.000 euro e avessimo acquistato un'autovettura interamente a carico della Regione, allora là i ragionamenti potevano essere diversi. Ma in questa fase io credo che sia stato opportuno, soprattutto in un momento in cui il bilancio non è che sia è così roseo, di non gravare ulteriormente sul bilancio comunale, quindi ripeto, sulle spalle dei cittadini, di ulteriori 9.000 euro per l'acquisto di un'autovettura che, a mio avviso,
è totalmente inutile, visto che, ripeto, tutte le attività istituzionali le facciamo con le nostre autovetture private a titolo ovviamente personale, quindi senza gravare su. Quindi voi avete rinunciato a quei 21.000 certo, euro, perfetto, certo. Quindi non io è sono, stata una dimenticanza. Assolutamente no, io personalmente sono stato telefonato, visto che, allora spiego questo, faccio questo passaggio. La procedura è stata attivata attraverso la responsabile dei vigili urbani, quando all'epoca era la dottoressa Luisa Rubicondi. Andata via la dottoressa Luisa Rubicondi, il riferimento dell'ente sono stato io, quindi la regione, il responsabile di questo finanziamento, ha chiamato me per chiedermi che cosa intendessimo fare se volessimo andare avanti. Abbiamo fatto una riunione, abbiamo anche fatto delle valutazioni a livello, praticamente a livello di bilancio, e a mio avviso ritengo totalmente inutile questa, ritenevo e ritengo ancora totalmente inutile questa spesa, e quindi in buona sostanza io ho detto al responsabile, anzi non io, ho fatto rispondere ovviamente alla dirigente, alla segretario generale, ho fatto rispondere dicendo che non avevamo interesse a questa autovettura perché non ci serve un'auto blu, le attività istituzionali le faccio con la mia auto. E rispetto a questo, a me sarebbe piaciuto un confronto con l'opposizione, perché se l'opposizione ritiene che abbiamo perso un finanziamento e che l'avremmo dovuto invece fare nostro, io avrei voluto un confronto. Se mi spiegano che acquistare un'auto blu per il comune è una cosa positiva, ci confrontiamo, magari poteva anche passare il loro pensiero. Io ritengo che sia totalmente controproducente, non costruttivo, anzi assolutamente deleterio, fare opposizione in questo modo, cioè venire la mattina al comune, sedersi davanti al protocollo, guardarsi il protocollo con la speranza di trovare qualcosa da utilizzare contro la maggioranza, a mio avviso non è fare politica, non è fare opposizione. Per me significa fare lo scrivano, fare lo scribacchino, non ha senso. L'unico modo che si ha per fare politica, a mio avviso, è il confronto, il dialogo, parlare, ragionare, dire che cosa, come la si pensa rispetto a una determinata questione. Allora io vorrei sapere se rispetto a questa questione l'opposizione ritiene che avremmo dovuto acquistarlo o meno l'autovettura. E poi confrontarci, magari mi avrebbero potuto spiegare che era conveniente e non controproducente acquistarla questa macchina, e quindi magari avremmo anche potuto fare uno sforzo e acquistarla, ma in questo modo non è fare opposizione, a mio avviso, è semplicemente, ripeto, fare gli scrivani, venire qua come degli sciacalli aspettando che succeda qualcosa per poterne approfittare per fare il manifesto. E per quanto riguarda il finanziamento di 1 milione di euro per la messa in sicurezza e l'ampliamento della scuola Lorenzini, cosa è accaduto? Ma in realtà non abbiamo perso niente, perché non ci hanno dato un finanziamento, mentre qui eravamo già destinatari di questi 21.000 euro. Lì non è che ci hanno dato un finanziamento da 1 milione di euro e ce l'hanno revocato. Hanno semplicemente fatto una verifica del progetto esecutivo che era agli atti presso la regione, e hanno verificato che il progetto non era congruo rispetto a tutte le normative attuali. Ci hanno mandato anche una comunicazione a settembre, l'hanno mandata alla mia attenzione, all'attenzione dell'ufficio tecnico, con una sfilza di documenti da riformulare per poter adeguare il progetto, per poterlo mantenere all'interno di quella lista. Questi sarebbero i famosi solleciti che cita l'opposizione. Un sollecito arrivato da parte della regione. Ma se andiamo ad analizzare quel sollecito, in realtà la regione ci sta dicendo che dovevamo rifare il progetto, e se no. Adesso, siccome il piano triennale delle opere dell'edilizia scolastica viene riproposto continuamente, quindi non è che noi siamo fuori, ci hanno semplicemente detto che questo progetto non è adeguato a restare nel piano triennale dell'edilizia scolastica. Io ho già dato all'ufficio mandato di predisporre un progetto esecutivo cantierabile, anzi più di un progetto esecutivo cantierabile rispetto alle scuole, da poter candidare in questo elenco, che ripeto è periodico, si fa ogni anno, quindi, ed è un piano triennale, quindi si può riproporre e si può anche adeguare, modificare e migliorare. Quindi noi non è che abbiamo perso il finanziamento. Nel valutare il progetto hanno detto che il progetto non è meritevole di stare in quella lista. Quindi questo, anche in questo caso, non è stata una dimenticanza, ma è stata una vostra scelta. Non è stata nemmeno una scelta, è stata una scelta forzata, perché nel momento in cui la regione ti dice di preparare un esecutivo cantierabile in 5 giorni, si renderà conto che, voglio dire, è impossibile rifare tutto ex novo. Se vede, dopo magari le passo la documentazione così la potrà pubblicare, se vede la sfilza di documenti e di integrazioni documentali che ci chiedono,
ma in 5 giorni sarebbe stato impossibile. Ovviamente questo a mia parziale discolpa, e non voglio ovviamente discolparmi perché, ripeto, c'è la continuità amministrativa tra le amministrazioni, quindi è chiaro che è nostro onere fare tutti gli adeguamenti, tutti i lavori sui progetti per poterli adeguare di volta in volta alle normative vigenti. Però questo è un progetto presentato al piano triennale delle opere pubbliche, dell'edilizia scolastica, presentato nel lontano 2004. È chiaro che dal 2004 al 2020 sono passati 16 anni e in 16 anni aveva bisogno di continui rimaneggiamenti e di modifiche. Qui c'è la delibera di giunta del 2004, poi aggiornato anche nel 2014 ovviamente, perché c'è una variazione di questo progetto fatta nel 2014 dall'allora amministrazione Moretti. E poi dal 2014 al 2020 ovviamente sono passati altri 6 anni e sono arrivate nuove normative, nuove modifiche da fare che negli anni non sono mai state fatte. L'avremmo dovuto fare tutte insieme, cosa ovviamente impossibile in questa fase. Ma ripeto, non si è perso il finanziamento, non ce l'hanno mai concesso. Hanno semplicemente detto che questo progetto non è tale da poter restare in quelle leggi. E quindi avete preferito prendervi un po' più di tempo per rifarlo, rifarlo e rimettere un'altra volta. E adeguato allora, poi alle normative vigenti. Anche nella comunicazione loro ci dicono, se non fate gli aggiornamenti, noi vi valutiamo in base a quello che teniamo. È chiaro che la valutazione era scarsa. Se vogliamo salire in graduatoria, quindi avere un punteggio più alto, punteggio che si fa in prima battuta con l'autovalutazione, cioè stesso il tecnico che presenta il progetto a dire che punteggio ha quel progetto. Dopodiché, quando i nodi arrivano al pettine, la regione va a verificare quell'autovalutazione e nel verificare l'autovalutazione, quindi nel verificare quel progetto, si è resa conto che il progetto non è assolutamente adeguato alla normativa e quindi non poteva stare nell'elenco. Dobbiamo fare un progetto nuovo, a mio avviso, ex novo, magari adeguato ai tempi, perché ripeto, questo è un progetto che viene dal 2004, ne sono passati 16 anni, adeguato ai tempi, adeguato alle nuove normative, soprattutto normative antisismiche, normative voglio dire, che riguardano anche il risparmio energetico e tutto, in modo tale da avere un punteggio elevato e salire in graduatoria. È l'unica soluzione, non possiamo mettere sempre e soltanto le pezze. Un progetto nuovo integrato da presentare entro giugno, perché è il nuovo termine per presentare progettazioni per quanto riguarda il piano triennale dell'edilizia scolastica. A proposito di lavori pubblici, nel frattempo come procede il settore nonostante l'emergenza Covid? Anche l'azione amministrativa di controllo e sollecito dell'ufficio tecnico ha fatto sì che in questo anno, nonostante il Covid, nonostante il frazionamento dell'anno in varie parti dovute ai tecnici, però abbiamo fatto tantissime cose. In primis abbiamo recuperato 13.000 metri quadri di asfalto dalla TIM e da altre società che in passato facevano delle riparazioni sul territorio e che avrebbero dovuto fare un ristoro. Noi, grazie all'ufficio tecnico, abbiamo chiesto questo ristoro, l'abbiamo ottenuto e abbiamo ottenuto 13.000 metri quadri di asfalto assolutamente a titolo gratuito per l'ente. Quando la Telecom oppure l'Enel fanno una riparazione oppure fanno un attraversamento sulla strada, non devono limitarsi a fare quella piccola striscia di riparazione, ma devono fare una riparazione più lunga. Visto che negli anni si sono accumulate tantissime riparazioni parziali che non hanno portato a un ristoro, noi abbiamo chiesto tramite l'ufficio tecnico a questi enti un ristoro che abbiamo ottenuto in 13.000 metri quadri di asfalto. Ovviamente tutto a titolo gratuito all'ente, perché si tratta di un ristoro. Questo in diverse zone? In diverse zone di Cina. Infatti, se vede alcune zone di Cina, l'asfalto è stato completamente rifatto. Okay. Poi abbiamo fatto, sempre attraverso l'ufficio tecnico, 5 progetti esecutivi. 2 al cimitero, di cui uno già portato a compimento e un altro in corso. Stiamo facendo un terzo progetto esecutivo per il cimitero. Abbiamo fatto un progetto esecutivo per la videosorveglianza, che tra poco andrà a gara. Abbiamo fatto un progetto esecutivo approvato in giunta per lo sport e periferie, per il bando sport e periferie, per la ristrutturazione di una parte del centro sportivo Falciano. Noi abbiamo partecipato al bando sport e periferie, siccome il bando prevedeva un intervento massimo di 700.000 euro, per poter avere un punteggio, ecco quello che vi dicevo prima, un punteggio alto per quanto riguarda l'efficientamento energetico, la coibentazione e le normative antisismiche, abbiamo deciso di concentrarci solo sulla parte polisportiva, quindi tanto per capire, sul primo capannone, quello che sta adiacente alla piscina.
La piscina richiede un intervento di oltre 1 milione di euro, 1,5 milioni Cioè sarebbe la palestra, circa. La palestra sarebbe. polifunzionale. Non siamo intervenuti sulla piscina direttamente perché la piscina richiederebbe un intervento di 1,5 milioni di euro, quindi totalmente insufficiente i 700.000 euro del bando. Il campo di calcio non ci consentiva di chiedere questa tipologia di finanziamento perché non avremmo ottenuto un punteggio alto, perché non avremmo potuto mettere né l'efficientamento energetico né la parte né l'antisismico. Quindi l'unica parte del centro sportivo che abbiamo potuto individuare è stato quello, e per il momento siamo intervenuti su quello, con la possibilità, visto che il bando Sport e Periferie si ripropone praticamente ogni anno, l'anno prossimo di intervenire su un'altra Quindi un parte. primo passo Un per il primo tassello. recupero. Speriamo di. Però quello che ci tenevo a far passare, il messaggio che ci tenevo a far passare è che comunque noi non siamo stati inattivi e comunque stiamo cercando di approfittare di ogni spiraglio che si apre. Lei parlava di Via Einaudi, un argomento molto sentito da tanti nostri lettori che da anni ci segnalano lo stato disastrato della pavimentazione stradale che rende quel tratto praticamente impercorribile. Cosa state facendo di concreto? Lì c'è una situazione paradossale, sono state rilasciate le concessioni negli anni, ci sono persone che vi abitano, però non è stata mai attrezzata la viabilità, l'illuminazione e tutto il resto. Quindi nonostante queste persone abbiano pagato ovviamente sia gli oneri concessori che i diritti di costruzione. Noi siamo riusciti praticamente ad intervenire su questa questione attingendo a dei residui di mutuo che l'ente sta ancora pagando e che ha già pagato in passato, quindi abbiamo trovato circa 240.000 euro di fondi che abbiamo destinato a questo progetto, progetto che ripeto già è stato predisposto dall'ufficio tecnico, un progetto esecutivo cantierabile ed è già stato approvato anche in giunta, quindi siamo già in una fase avanzata, stiamo aspettando lo svincolo dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti per poi mandare a gara il progetto, quindi già è praticamente siamo in uno stato avanzato. Ma non solo questo, abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 2.850.000 euro per l'adeguamento della rete idrica, abbiamo ottenuto un finanziamento di 190.000 euro per progettazioni, quindi noi abbiamo adesso la disponibilità per poter assegnare, senza gravare sul bilancio dell'ente, progettazioni esecutive, definitive e cantierabili per il futuro. Per quanto riguarda la rete idrica, quali sono gli interventi che avete effettuato di recente anche alla luce delle perdite di acqua che si sono verificate nel centro cittadino? Siamo intervenuti sulla rete idrica facendo tre interventi, in realtà non due, e sono degli interventi radicali. Abbiamo cambiato tutte le chiavi di arresto e tutti, diciamo così, gli snodi che si trovavano tra all'incrocio, il crocevia della chiesa, l'altro più avanti su Corso Umberto e questo più indietro che va verso via Sant'Antonio Abate. Abbiamo effettuato praticamente una sostituzione radicale perché purtroppo ci siamo pure resi conto che quando si, a parte per le perdite, perché c'erano delle perdite, ma approfittando di risolvere la questione perdite, siamo intervenuti anche in maniera radicale cambiando anche tutte le chiavi d'arresto. Perché ci siamo resi conto che ogni volta che c'è una rottura sulla tubazione, per poter chiudere l'acqua bisogna andare a chiudere la chiave centrale, quindi togliere l'acqua su tutto il ricignato. Con questi interventi che facciamo di volta in volta, stiamo cercando di creare degli snodi in modo tale che possiamo intervenire sulle perdite d'acqua andando a chiudere l'acqua soltanto nel tratto che serve. Quindi faccio un esempio, avendo la chiave d'arresto qui e a via Sant'Antonio Abate, in fondo a via Sant'Antonio Abate, chiudendo le due chiavi, si può intervenire, ovviamente, si può intervenire su quel tratto senza togliere l'acqua a tutto il ricignano. Il finanziamento serve per fare, diciamo così, adesso siamo ancora alla fase di progettazione, perché i 2.850 una parte sono per progettazione e un'altra parte sono poi per l'esecuzione. Dobbiamo individuare una parte di ricignano che ha ovviamente problemi strutturali importanti e sostituire l'intera rete idrica. Vediamo che cosa possiamo fare per 2 milioni e 8, vediamo dove possiamo arrivare. Questo poi non dipende ovviamente dalla politica, ma dipende dai tecnici che faranno poi la progettazione. Dicevo, abbiamo avuto un finanziamento di 190 mila euro per progettazione, abbiamo partecipato ad un progetto di riqualificazione del sistema fognario per 2 milioni e mezzo,
Abbiamo ottenuto un finanziamento di 70.000 euro per un PON scuola, già portato quasi a termine per l'acquisto di banchi e suppellettili, quindi siamo praticamente in dirittura di arrivo, dobbiamo soltanto fare gli acquisti, hanno già fatto praticamente tutto. Abbiamo partecipato ad un finanziamento di circa 1 milione di euro per la scuola media, quindi anche là per la ristrutturazione e per la riqualificazione della scuola media. Abbiamo fatto oltre 200 riparazioni con i nostri dipendenti per quanto riguarda il manto stradale e la rete idrica, facendo risparmiare tantissimo all'ente che prima, ovviamente non avendo i dipendenti, si doveva rivolgere a delle ditte esterne. E altra cosa importante che l'ufficio tecnico si sta interessando, ovviamente non da adesso ma già in passato, a cercare di arrivare ad un accordo con la società Engie, la società che ci fornisce l'energia elettrica, perché abbiamo due sentenze passate in giudicato, due decreti ingiuntivi ormai sul gruppone per oltre 270.000 euro. Stiamo cercando di far risparmiare buona parte di questi 270.000 euro. E proprio di ieri questa comunicazione da parte di Engie rispetto alle nostre richieste di risparmio, con cui loro si ritengono disponibili ad un accordo, ad un saldo e stralcio, quindi questo per far risparmiare ulteriori soldi al bilancio comunale e quindi ai nostri cittadini. Decreti ingiuntivi che sono 2014-2015, decreti ingiuntivi che sono stati fatti e che a cui l'amministrazione non si è manco opposta, giusto per fare, voglio dire, per voler fare proprio il punto della situazione fino in fondo. Quindi se portiamo a termine questo accordo così come lo stiamo pensando e che sembra la controparte voglia aderire, potremmo risparmiare intorno ai 200.000 euro. Quindi voglio dire, tutte cose importanti che un'amministrazione, come dicono loro nel manifesto, volendo tornare per chiudere il cerchio alla domanda iniziale, un'amministrazione di improvvisati, di persone che non sanno cosa stanno facendo, non avrebbero potuto ottenere se fosse vera la loro affermazione. Quindi con i fatti e con i numeri stiamo spiegando ai cittadini, quindi siamo un'amministrazione attenta, seria, soprattutto attenta al risparmio e soprattutto seria nella programmazione del fare le cose.